Centro Estetico Monia, per essere bella. Yeppa abbigliamento! Al posto giusto c'è più gusto! www.moranoleggi.com. Elettrotaro Fornovo, televisori, elettrodomestici e tanto altro. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. www.abiglobalservice.com. Signore e signori, buon inizio di settimana da parte di tutta la redazione di TG Parmense e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione locale del lunedì. Partiamo con una notizia che riprende quella che abbiamo già dato anche nello scorso telegiornale, quello di venerdì. Infatti la neve ha continuato a cadere sul nostro Appennino, nelle zone più alte, ma si è spostata anche da occidente verso anche le montagne e i nostri rilievi montuosi più orientali. Quindi si è spostata dalla Valceno Valtaro verso la Val Parma e la Valdenza. Vediamo le immagini, ma anche i pericoli che può generare la neve. Ancora neve nel fine settimana sul nostro Appennino. Questo è Prato Cipolla, nella zona ovest del nostro territorio provinciale. In questo caso siamo nel territorio genovese, ma vicinissimi all'Alta Valceno. Temperature rigidissime questa mattina attorno poco prima di mezzogiorno, vedete temperature meno 3,1 in questa zona, ma la neve non è caduta solamente nella parte occidentale del nostro territorio come qua al rifugio delle Casermette Montepenna, ma rispetto alla nevicata precedente è arrivata anche la neve sull'altra parte del territorio provinciale del nostro Appennino, in particolar modo nella zona della Val Parma e della Valdenza. Questo è Prato Spilla, che nelle immagini precedenti che abbiamo condiviso nel TG di venerdì era assolutamente senza neve, invece è arrivata anche nella zona di Prato Spilla, così come anche nella zona di Monchio delle Corti. Qua siamo a Rigoso, poco lontano da Prato Spilla, un po' più in basso, e anche in Val di Tacca. Insomma, la neve sta arrivando ed è arrivata su tutto il nostro territorio appenninico, così come è arrivata anche nella zona di Lagdei. Con l'immagine che vedete, che è stata condivisa da un amante della zona del Lago Santo Lagdei di Fornovo nella giornata di ieri, questo per far vedere quanta neve ci fosse, quanta neve ci sia. Un giro alla ricerca della neve nella giornata sempre di ieri da parte anche di uno dei consiglieri comunali di Varsi, Giovanni Lariuzzi, che è andato in cima al Monte d'Osso, e questa è la situazione che ha trovato assieme ai suoi amici. Così come la passione, la voglia di vedere la neve è un piacere, ma dall'altra parte può essere anche un pericolo, proprio come è successo sempre nella giornata di ieri a una famiglia che decise di andare a vedere la neve sul nostro Appennino, ha incontrato uno strato di ghiaccio subdolo e insidioso anche su strade asfaltate. È proprio a causa di questo ghiaccio che questa famiglia, residente in provincia di Parma, si è trovata in difficoltà nei pressi di Prato Spilla. La pattina di neve gelata ha reso impossibile alla loro auto, perfettamente attrezzata con pneumatici da neve e invernali, di proseguire lungo la strada, richiedendo l'intervento di una squadra del soccorso alpino. I tecnici del SAIR hanno accompagnato in un bar di Rigoso, nel comune di Monchio delle Corti, due bimbi piccoli e la mamma ormai infreddoliti, aiutati il papà ad uscire in sicurezza dal tratto ghiacciaio. Insomma, quindi grande attenzione anche per gli amanti della neve, soprattutto sempre catene a bordo, perché spesso, specie quando c'è il ghiaccio, gli pneumatici invernali non sono sufficienti. Ora andiamo a Fornovo Taro con l'intervista ad un commerciante, l'ultimo commerciante della piazza più bella del paese, la piazza della Chiesa, piazza 4 novembre, che ha da dire la sua su alcune scelte dell'amministrazione comunale. Ascoltiamo. Siamo con Gabriele Ponzi, lo storico negoziante della piazza della Chiesa, oramai è rimasto l'unico negoziante della piazza della Chiesa. Un anno un poco più di chiusura al parcheggio della piazza, un bilancio di questa situazione, di questa scelta? Ma come hai detto tu, è una scelta, insomma. Ognuno, ogni amministrazione pensa di gestire al meglio le risorse del paese, dipende cosa uno vuole dal paese. Questa amministrazione pensa che la via Francigena sia la cosa più importante del paese. Qui tutto ruota attorno alla via Francigena e ai pellegrini, ovvero un numero limitato di persone nel periodo estivo che vengono a Fornovo, passano da Fornovo. Poi, se questo è quello che ritiene importante l'amministrazione, va benissimo, insomma. Resta il fatto che queste persone danno
quel poco ha probabilmente le strutture di ricezione. A te cosa hanno dato? Cioè, la chiusura della piazza ti ha creato problemi a caldo di forato? La chiusura della piazza, più che colpire... E cosa è successo in piazza da quando è chiuso? Se più che colpire me, colpisce gli altri negozi, perché qui si fermano un secondo, prendono il giornale e vanno. Certo, io ovviamente io perdo i clienti degli altri negozi, quelli che si sarebbero fermati qui per andare in altri negozi, intanto che sono qui vengono anche da me. Il problema grosso di Fornovo è che non ci sono più persone che vengono a Fornovo. Ovviamente la causa principale è il Conad Haricò. Ci sono persone che, clienti tipo estivi storici, che non si sono mai più visti a Fornovo. E poi c'è un altro grossissimo problema. Fornovo è un paese molto povero. Quindi, a mio avviso, io sono una persona ignorante, la prima cosa, oltre alla scuola ovviamente, perché le scuole sono messe in una situazione estremamente di disagio a Fornovo, era cercare di fare qualcosa per l'area dell'ENI, perché con più possibilità di lavoro magari il paese si sarebbe un filo arricchito. O c'è anche chi scherzando dice: quando poi hanno quattro soldi in più vanno via da Fornovo. Questo è anche vero, e le colpe non sono nemmeno delle ultime amministrazioni, perché quando c'è stata la possibilità, se i vecchi amministratori avessero recuperato il centro storico e non lasciato lasciato così com'è con abitazioni che sono al limite della vivibilità, probabilmente molti fornovesi sarebbero rimasti qui e non se ne sarebbero. Ma che, cioè, la piazza dopo la chiusura è più viva, è meno viva? No, la piazza è un mortorio, ma non solo questa, perché anche la piazza sotto, pur bella che possa essere, se uno basta percorrerla, specialmente se uno guarda il bar di Giuseppe, vede sempre le solite 10 persone, nonostante si... E gli altri commercianti cosa dicono? Gli altri commercianti, il grosso problema di Fornovo, che i commercianti si fanno solo gli affaracci propri. Non c'è assolutamente coesione, in primo. In secondo luogo, la maggior parte dei commercianti sono dei ruffiani. E vogliono farsi belli agli occhi di qualsiasi, si facevano belli con l'amministrazione precedente, cercano di farsi belli con questa amministrazione e poi tirano a campare. Il problema è che ci sono molti commercianti che lo fanno come secondo lavoro, chi ci deve campare poi è un problema. A Collecchio, nell'ultimo consiglio comunale, si è dimessa l'assessora Elena Levati per motivi personali. Sarà sostituita dal vice capogruppo Roberto Dalla Valle. Vediamo il servizio del nostro Cesare Grotti. Poi vi avevo un'altra comunicazione da farvi. La volevo rendere in forma scritta. Gentilissimi, la presente comunicazione in forma scritta è per formalizzare in questa sede, riunito tutto il Consiglio Comunale, le mie dimissioni dalla carica di assessore. È una decisione non semplice e in parte sofferta, perché oggi si interrompe un percorso iniziato con grande entusiasmo oltre 7 anni fa. È stato un cammino di grandi cambiamenti personali, ricco di soddisfazioni ma anche foriero di momenti difficili, che hanno contribuito alla mia crescita personale come amministratore e come cittadina del Comune di Collecchio. Avrei voluto onorarle fino in fondo, considerando l'impegno con gli elettori, che nel 2019 hanno sostanzialmente rinnovato la preferenza accordatami 5 anni prima. Grazie a loro ho potuto ricevere le deleghe da 2 distinti sindaci. Credo tuttavia di rispettare maggiormente tutti quanti i cittadini collecchiesi, facendo un passo indietro e rimettendo le deleghe nelle mani del sindaco, che sono certa le affiderà a persona di esperienza, di sua completa fiducia e in linea con tutti gli obiettivi di mandato. Colgo l'occasione per ringraziare il PSI di Collecchio per aver sostenuto la mia candidatura in 2 distinte tornate elettorali e gli oltre 200 cittadini che mi hanno riconfermato la loro fiducia. Continuerò a rappresentarli in questo Consiglio Comunale. Ringrazio di cuore il personale del Comune di Collecchio, in particolare quello dei miei assessorati attuali e passati, per il supporto e la professionalità dimostrata.
Un altro ringraziamento particolare va a mio marito e ai miei familiari per il sostegno e l'aiuto ricevuto, in particolar modo da quando sono diventata mamma. Così come devo ringraziare il mio datore di lavoro, la Barilla, per avermi consentito di conciliare il lavoro, il ruolo di genitore e quello di assessore, assecondando ogni mia esigenza. Grazie. Nella giornata di ieri, domenica, un arresto è avvenuto lungo la Fondavalle Taro ad opera del radiomobile di Borgo Taro assieme alla pattuglia dei carabinieri di Varzi. Un arresto per droga, vediamo i dettagli nel servizio. Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 novembre, lungo la Fondovalle Taro due pattuglie, una dell'aliquota radiomobile della compagnia di Borgo Valli Taro e una della stazione carabinieri di Varzi, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un'autovettura. Alla guida una 53enne con residenza nel capoluogo valtarese. L'uomo si dimostra agitato, si muove in continuazione, vorrebbe terminare in fretta il controllo da parte dei militari. I documenti personali e di guida sono in regola, ma i carabinieri si insospettiscono, troppa agitazione e voglia di andar via. Iniziano a fare domande, il 53enne si contraddice e alla fine decidono di effettuare una perquisizione personale e veicolare. Qualcosa non va, tra le sue cose c'è una spazzola, di quelle solitamente utilizzate dai parrucchieri, buttata sul sedile ancora nella sua confezione. Il militare la osserva tastando la parte in gomma e si accorge che vi è qualcosa all'interno. La smonta e trova un pacchetto di colore nero con 20 grammi di cocaina purissima che sul mercato avrebbe potuto fruttare oltre 2.000 euro. Il soggetto, incensurato, viene arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e posto ai domiciliari presso la sua abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche i carabinieri forestali hanno sventato, trovato situazioni che da un punto di vista ambientale non sono assolutamente tollerabili, quindi sono intervenuti con sanzioni e sequestri. Vediamo dove e come. I carabinieri forestali del gruppo di Parma hanno condotto una campagna di controlli su tutto il territorio della provincia che ha avuto come oggetto la corretta gestione dei rifiuti speciali originati nel settore dell'edilizia, un comparto produttivo attualmente in forte ripresa. Nel corso di diversi sopralluoghi eseguiti dai militari anche con il supporto di un drone, sono emerse una serie di irregolarità nella gestione di rifiuti edili in alcuni cantieri. Dopo accertamenti effettuati presso tre cantieri, sono stati operati altrettanti sequestri penali di aree coperte da rifiuti. Il terzo è ubicato nel comune di Bedonia. I rifiuti erano stati originati principalmente dalla demolizione o dalla ristrutturazione di manufatti posti nelle immediate vicinanze. I cumuli di rifiuti composti da laterizi, piastrelle, resti cementizi, ferrosi e plastici erano destinati a essere interrati tal quali, allo scopo di ottenere riempimenti o sottofondi sui quali sarebbero sorti nuovi edifici. Segnalati all'autorità giudiziaria per attività di gestione rifiuti non autorizzata e per deposito incontrollato di rifiuti, i responsabili, oltre a doversi far carico del ripristino dello stato dei luoghi e del corretto smaltimento dei rifiuti, saranno sanzionati per un importo di 6.500 euro. Tali condotte illecite danneggiano tutti quegli imprenditori che hanno investito per l'allestimento di siti idonei dove compiere le operazioni di recupero e smaltimento, come previsto dalla legge. Domani saremo al Circolo Tre Torri, domani alle ore 21, perché trasmetteremo in diretta sul nostro canale YouTube, youtube.com/tgparmense, probabilmente anche sui nostri canali Facebook, Valceno e TG Parmense, l'evento che vedrà la presenza del Presidente della Regione Stefano Bonaccini, che presenterà a Medesano il suo libro con intervistato dal Sindaco di Medesano Michele Giovanelli. Quindi mi raccomando, non perdete questo appuntamento per domani. Ora vi lasciamo ad alcune decine di secondi di pubblicità per ritornare poi con voi. Centro Estetico Monia, per essere bella ogni giorno di più. Varano Melegari. Yeppa! Si sta avvicinando il Natale. Se stai pensando ai regali, Yeppa Abbigliamento! Lo trovi a Varsi e a Bardi. Cerchi un ristorante pizzeria in Valceno? Al posto giusto c'è più gusto. Ci trovi in Piazza Monumento a Varsi.
Leggi, via Grandi 3 a Fornovo. Movimento terra, piattaforme aeree, autocarri, apparecchi di sollevamento. Da oltre 20 anni al servizio dei clienti. 24 ore su 24. Con qualità, serietà e professionalità. www.moranoleggi.com. Sgombero neve, escavazioni, verde. Mora Noleggi, via Grandi 3 a Fornovo Taro. Valfer, elettromeccanica, automazione e impianti elettrici. A Parma, Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. Oltre 30 anni di attività nel settore dell'impiantistica e automazione industriale. Progettazioni, costruzione di linee con gli standard tecnologici e di sicurezza più aggiornati. In Italia e nel mondo, con personale altamente qualificato. Valfer, a Lemignano di Collecchio, strada privata del commercio 13. AB Global Service a Madregolo di Collecchio, azienda giovane e dinamica, al passo con le nuove tecnologie e attenta al rispetto delle tradizioni. Vasta gamma di servizi, dalla manutenzione del verde, asfaltatura, manutenzioni stradali, servizio di pronto intervento, movimento terra, demolizioni, lavori edili, sgombero neve e lavori agricoli. AB Global Service, via Madonnina 7, a Madregolo di Collecchio. Il Ghiotto, da 40 anni nella ristorazione, a Viazzano e a Fornovo. Cibi freschi e genuini, soluzioni personali per scuole e somministrazioni in azienda. Pasti di altissima qualità con prezzi da mensa. Il Ghiotto, quartiere artigianale a Fornovo Taro in via di Vittorio 48 e a Viazzano ai piani di riva 8. Elettrotaro Fornovo. Un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Ora vediamo un pezzo che riguarda la strada del fungo, in particolar modo il nuovo presidente dell'associazione della strada del fungo, Alessandro Cardinali, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi. Alessandro Cardinali, neo presidente dell'associazione della strada del fungo porcino. Che cos'è la strada del fungo porcino? È un organismo che sono nate nel 2000, hanno 20 anni e quindi hanno soci pubblici e privati, hanno parità di soci privati tra aziende agricole, agrituristiche e di trasformazione dei prodotti e aziende di ristorazione, aziende di commercio e quindi anche tutte un po' le iniziative che si possono trovare sul territorio. Va da Berceto a Tonolo, tutti i comuni ne sono coinvolti, 6 comuni dell'area dell'IGP, dell'Emilia Romagna, e ha come scopo quella di mettere insieme il pubblico e il privato dal punto di vista organizzativo per fare promozione del territorio legata al prodotto. L'obiettivo della strada quindi è prevalentemente quella di fare una programmazione territoriale d'assieme che in questi ultimi mesi l'abbiamo trasformata anche con un nuovo progetto insieme al GAL del Ducato con la nascita delle strade enogastronomiche dell'Emilia, quelle del Ducato che sono prosciutto, fungo e i colli dei Piacentini e poi quelle dell'Emilia che invece sono anche quella del Culattello, quella del Po e quella di Reggio Emilia, con l'obiettivo di fare un tavolo federativo, aggregativo che anche ieri in assemblea abbiamo approvato per mettere proprio in condizioni di poter dare forza organizzativa sovraterritoriale a queste strade. Infatti il primo obiettivo che è il PTPL di quest'anno legato al tema del vino, del wine e del food insieme a Destinazione Emilia vede capofila proprio le strade enogastronomiche, quindi qua avremo progetti, avremo iniziative promozionali in Italia, all'estero, avremo iniziative sui territori che per tutto l'anno 2022 caratterizzeranno
le strade non gastronomiche, quindi anche il territorio, compreso la strada del fungo, che insieme a lei quattro comuni hanno aderito a questo progetto, che ci metterà in condizioni di fare delle iniziative. Altre iniziative di cui abbiamo parlato ieri, che durante l'anno, dall'estate fino all'autunno, avremo in alcune occasioni nei nostri comuni un progetto molto bello fatto insieme alla fondazione di Pellegrino Artusi di Forlimpopoli. Quindi trasformeremo delle ricette di casa Artusi in ricette nostre tradizionali, con la valorizzazione anche di piatti tipici particolari. La fondazione Artusi è conosciuta in tutto il mondo, lavora nelle settimane enogastronomiche dell'Emilia Romagna in tutto il mondo, e quindi ha un altro valore aggiunto che portiamo qua, e che ci vedrà anche la nostra partecipazione alla festa artusiana, che si svolge tutti gli anni o a fine giugno o ai primi di luglio, proprio per dare queste opportunità. Faremo anche un rapporto molto stretto con le strade del Barolo, che è una delle strade non gastronomiche più interessanti che ci sono in Italia. E ieri abbiamo anche presentato ufficialmente ai nostri soci il nuovo video di 3 minuti, e poi i 3 video da 1 minuto cada una, che possono essere utilizzati anche da tutti i nostri soci per le loro iniziative. È partito il nuovo sito internet, con le nuove idee che internet e Facebook possono coprire anche per le aziende, che sarà messa a disposizione dei comuni e anche dei nostri soci privati, anche per proporre pacchetti turistici, offerte turistiche. Quindi una serie di iniziative che ci vedono da ripartire con dinamismo. Nel 2022 ci auguriamo che ormai sono pronti i nuovi bandi regionali, tra cui il sito regionale fatto da APT dedicato proprio alle strade enogastronomiche, e anche ad alcune opportunità che avremo invece dal punto di vista organizzativo dai bandi regionali a favore dei nostri soci. Questo è l'obiettivo, questo è il percorso che il nuovo consiglio, devo dire con grande impegno, ci troviamo quasi una volta alla settimana, sta mettendo in piedi anche con i soci, per ripartire anche con nuovi soci. Già in questi ultimi mesi ne abbiamo fatti più di 10, quindi c'è un interesse molto forte del mondo complessivamente delle aziende del territorio. La consueta, da oramai 2 volte, siamo ritornati con questa rubrica dalla settimana scorsa, rubrica di Paola Mazza, Un libro per amico. Quest'oggi ci parla di Cristoforo Colombo di Paolo Grandotto. Vediamo. La terra era stata avvistata alle 2. La terra più terra di tutte le terre che marinaio abbia mai visto nella sua vita. Furono 3 interminabili ore di eccitazione, in attesa che la notte finisse. Non era soltanto l'oscurità tra un tramonto ed un'aurora a dileguarsi nel cielo. Terminava una notte di 100.000 anni, durante la quale milioni di uomini avevano continuato ad ignorare che sul medesimo globo esistevano altri milioni di uomini e che un enorme continente giaceva tra 2 oceani egualmente sconosciuti. Gli uni e gli altri inconsciamente si attendevano. Gli europei, guidati da Colombo, erano arrivati a scoprire l'America. Che dire? Bentornati alla rubrica Un libro per amico. Oggi, come avrete immaginato, vi presento un libro che parla della scoperta dell'America, ossia Cristoforo Colombo di Gianni Granzotto. La scoperta dell'America ci ha accompagnato fin dalla nostra infanzia, infatti tutti abbiamo studiato dall'elementare in poi questo avventuroso viaggio, interminabile viaggio, che si è concluso appunto con la scoperta del nuovo continente. Questo è un libro che io ho sempre amato molto, che in maniera puntuale narra di questa vicenda emozionante, e pertanto ve lo consiglio, e come l'anno scorso mi è piaciuto iniziare a riprendere questa avventura con voi con un nuovo viaggio, il viaggio di Cristoforo Colombo. Grazie, Paola Mazza, TG Parmense. E per finire la pagina del
Del calcio, risultati di domenica 28 novembre, in prima categoria il Sovignano batte lo Juventus Club e balza al comando della classifica generale insieme alla Valtarese. In promozione rimontata della futura Fornovo Medesano, battuto 3-2 il gotico garibaldino. In seconda rinviato Berceto Folger Fornovo. Vediamo il servizio del nostro Cesare Grotti. Calcio dilettanti, risultati di domenica 28 novembre 2021. In prima categoria vince il Solignano che si porta in testa alla classifica, rimonta vincente della futura in promozione, mentre in seconda rinviata Terre Alte Berceto Folgore Fornovo. Dopo una striscia di 8 risultati positivi, il Solignano raggiunge la testa della classifica battendo in trasferta per 2-1 Juventus Club. In svantaggio dei primi minuti di gioco su rigore, una rete del biancoazzurro Leccai a metà del primo tempo e una seconda di Rinaldi a metà ripresa portano alla vittoria la compagine allenata da Gasparini. Ora la testa della classifica è guidata dal Solignano e dalla Valtarese, che ha pareggiato 1-1 sul campo della Casalese, il tutto grazie all'impresa del Ghiare, che ha battuto l'ex capolista Team Traversetolo per 4-3. Nel prossimo turno i biancoazzurri ospiteranno sul sintetico di Solignano l'Audax Fontanellatese. In promozione sul campo comunale di Medesano la Futura, sotto di 2 gol nel primo tempo contro il gotico Garibaldina di Fidenza, non solo evita la terza sconfitta consecutiva, ma dopo la doppietta di capocasa, a inizio secondo tempo, nell'ultimo minuto di recupero, grazie a una micidiale punizione di Martini, porta a casa 3 preziosi punti e un morale alle stelle. La classifica generale guidata dalla coppia Castellana-Fontana di Piacenza e Tornotto di San Secondo, con 26 punti, vede la Futura al 6° posto con 19 punti. Trasferta piacentina nel prossimo turno per la compagine allenata da Valenti contro il Vigolo Marchese. In seconda categoria, unica partita rinviata per maltempo è stata Terre Alte Berceto Folgore Fornovo. In una classifica generale guidata sempre dal Montanara, la Folgore Fornovo, in un buon momento di forma, si trova a ridosso delle migliori con 15 punti e una partita in meno. Nel prossimo turno i nero-arancio di Bigorri se la vedranno tra le mura amiche con l'Eri 96 Vianino. Noi vi ringraziamo, l'appuntamento con noi è per mercoledì sera con la nostra Delia Bassi. Grazie per l'attenzione e buon inizio di settimana a tutti, anche da parte mia.